Ciao a tutti, per festeggiare i nostri 10 anni, questo mese abbiamo scelto la parola, o al meglio le parole, Disruptive Technologies e abbiamo l'onore e il piacere di avere qui con noi Paola Allamano. Grazie di avermi invitata e grazie di avermi considerata in questo parterre così, così importante. E parliamo di Disruptive Technologies, una bella responsabilità. Beh sì, però noi siamo molto contenti anche perché insomma rappresenti proprio insomma quello che noi chiamiamo girls tech power, okay. Assolutamente. E quindi insomma ci piaceva, oltre alle tue competenze che adesso ci racconterai, averti qui con noi proprio per parlare di quello che poi è quello che fai tutti i giorni, tutti quindi i giorni. Creare una tecnologia, diciamo, disruptive, sì. Nel vero senso della parola, che vuole essere disruptive, che effettivamente è disruptive in un settore. Non è sempre facile appunto far crescere queste tecnologie che insomma tentano di ribaltare certe logiche, però ci stiamo provando. Allora, Paola, tu rappresenti un po' una persona che porta la sua passione poi nel lavoro, sei un ingegnere per l'ambiente e per il territorio e hai portato questa esperienza poi all'interno della tua startup che si chiama Waterview, e quindi raccontaci un po' come è nata e che cosa state facendo. Ok, beh, la mia passione per l'ambiente, per il, insomma, il tema ambientale in senso lato nasce veramente dalla mia infanzia, quando riempivo lo zaino di mio papà di pietre da esaminare poi a casa, e quindi ce l'avevo proprio nel sangue. Quindi poi ingegnere per l'ambiente e il territorio, una scelta che è venuta naturale proprio per questa passione che portavo avanti fin dall'infanzia. Portarlo in una startup è stata una scelta non del tutto consapevole, è stata abbastanza frutto del caso. Io lavoravo al Politecnico, portavo avanti un progetto di ricerca nel contesto dell'ingegneria idraulica, che è l'ingegneria dell'acqua, quella che si occupa di vedere l'acqua sotto vari punti di vista, sia come elemento di pericolosità, sia come risorsa. E sicuramente uno dei colli di bottiglia in questa scienza è quello del conoscere i fenomeni del ciclo dell'acqua, conoscerli ad un livello tale da essere compatibili con poi gli strumenti che abbiamo per poterli gestire. Quindi nell'era della digitalizzazione, conoscere un fenomeno con una maglia o comunque con una precisione molto ridotta era un collo di bottiglia importante, quindi ho deciso di provare a immaginarmela in maniera diversa. E veramente di notte ho pensato se poteva essere una buona idea cercare di rappresentare i fenomeni atmosferici, che sono poi, diciamo, l'input del ciclo idrologico e quindi di quello che poi avviene sulla Terra per quanto riguarda l'acqua. Provare a rappresentarli attraverso un'immagine, cioè provare a misurarli, a conoscerli attraverso un'immagine invece che con la strumentazione tradizionale, che, come dico, non è più così compatibile con quello che c'è poi a valle anche nella gestione. E ho pensato, ma chissà se con una fotografia, un flusso video, un'immagine si possa effettivamente misurare o capire, captare quello che sta accadendo, per avere molti più occhi sul fenomeno e saperlo riconoscere in tempo reale, eccetera eccetera. E questa cosa si può abbastanza fare, l'abbiamo fatta in Waterview, abbiamo creato di fatto questa soluzione software diciamo opportunistica, che quindi usa strumenti di visione come le telecamere di videosorveglianza, quelle che leggono le targhe o che danno le multe, le rendiamo un po' più simpatiche aggiungendo questo strato software che consente alla telecamera di capire cosa sta succedendo di fronte a lei in termini di fenomeni atmosferici, quindi se piove, se c'è neve, se questi fenomeni stanno in qualche modo impattando il contesto che stanno videosorvegliando. E questo consente di mettere nelle mani di qualcuno che gestisce un'infrastruttura, per esempio, uno strumento decisionale decisamente potente, perché invece che avere un punto di vista ogni tanto, ha un punto di vista estremamente capillare su un fenomeno che può essere disruptive sulla infrastruttura, e quindi consentirgli di prendere decisioni tempestive o di anticipare decisioni con tutta un'altra consapevolezza. Quindi questo è quello che cerchiamo di fare in Waterview. E quindi l'innovazione, oltre che ovviamente utilizzare le immagini, utilizzare anche degli strumenti che vengono utilizzati, esatto, per altro,
una sorta di economia circolare Sì, alla del fine è dato. sostenibile, è un vero progetto sostenibile questo, Esatto. perché riutilizza proprio strumenti che... E tra l'altro leggevo che vengono utilizzate le scie nelle immagini Esatto. create proprio dalle gocce, ad esempio, Ad dai fiocchi di esempio. neve che scendono. Sì, noi nell'immagine quasi sempre un fenomeno lascia una striscia luminosa, una pioggia, la neve. La neve è molto evidente anche quando facciamo le foto per strada. È bellissimo fotografare la neve poi contro un lampione, è fantastico. E quindi effettivamente queste scie sono quantificabili, sono contabili e sono poi figlie di come la telecamera sta funzionando in quel momento, no? Come sta acquisendo la fotografia. E quindi possono diventare effettivamente qualcosa di quantitativo che può dire cosa sta accadendo e quanto è severo quel fenomeno e innescare poi una catena decisionale sulla base della severità del fenomeno. Però si parte da lì, dalla striscetta luminosa che viene, diciamo, estratta dall'immagine, da questo algoritmo che ci siamo inventati, che è un misto di computer vision e artificial Intelligenza, intelligence, certo. ancora è un mix perché tiene conto in parte anche della fisica del fenomeno, quindi c'è anche un po' di computer vision tradizionale, e da lì appunto si arriva o a una misura oppure a una detection del fenomeno e poi si compone un quadro, perché di fatto la singola telecamera è un punto che però collabora a rete con tutte le telecamere della rete, poi lì che in qualche modo sta l'importanza, Certo, anche costruire sulla un quadro, quantità e sulla esatto, costruire un distribuzione, quadro anche esempio. perché ormai questi fenomeni sono anche particolari, nel senso che all'interno di una città, magari nello stesso momento, si verificano in posti diversi con anche... Esatto. Sì, sono, diciamo, sicuramente sempre più locali o comunque il fenomeno intenso di per sé è locale, perché la cella convettiva temporalesca è sempre stata locale. Il fatto che adesso le intensità possano essere estremamente severe, anche come conseguenza del cambiamento climatico, che sta in quel modo diciamo, rendendo più intensi questi fenomeni, e comunque all'interfaccia con un uso del suolo sempre più intenso, quindi effettivamente c'è un'interfaccia con un suolo che magari non è in grado di assorbire o di reagire. Fa sì che questi fenomeni siano locali e possono avere degli effetti estremamente importanti, per cui lì e proprio lì, se c'è uno strumento, effettivamente consente di essere tempestivi nella reazione.